analizzare il numero di Limes, in particolare il signor Leuzzi e il presidente Fini, di cui condivido gran parte delle osservazioni. Mi permetto semplicemente di aggiungerne una. Il problema della crisi della democrazia, di che cosa serve la democrazia, nasce soprattutto nel momento in cui le decisioni che vengono prese apparentemente non vengono prese nelle sedi deputate, a cominciare dalla Camera dei Deputati. Quando cioè si ha l'impressione che si reciti un copione scritto altrove, quando si ha l'impressione che un paese sia commissariato, quando si ha l'impressione, e non è solo un'impressione, che quale che sia il colore politico di chi governa il paese, in realtà reciti un copione già scritto. E questo avviene nei momenti di crisi, economica, che è evidentemente anche una crisi culturale, in cui si immagina che esista una e una sola ricetta per risolverla e si continua ad applicarla fino ad esaurimento, fino a che non si verifica quello che il capo dell'Eurogruppo, il leader lussemburghese Juncker, ha sintetizzato in un momento di candore, quando ha detto: noi leader europei sappiamo bene quello che dobbiamo fare, ma sappiamo anche che se lo facessimo non saremmo più rieletti. Ecco, questo è il punto. A che serve la democrazia se si immagina che il giusto non corrisponde alla possibilità della politica? Grazie, Lucio Caracciolo.